Buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì, ben ritrovati a Mattino 6. Andiamo a leggere insieme i giornali per cominciare la giornata. E allora partiamo dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Sul centro edizione di Pescara il titolo di apertura, eccolo qui, movida blindata, controlli a raffica, sorvegliate le vie del divertimento, spariti gli abusivi nell'area di risulta dove adesso c'è un servizio di vigilantes predisposto dal comune. Andiamo poi nello spazio delle cronache, restiamo sempre nel capoluogo adriatico. Immobili per 14 milioni, il comune è pronto a vendere case ed uffici. Si tratta del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune ed in pratica l'elenco dei beni che possono essere messi in vendita per fare cassa. Sono 58 immobili per 13.970.000 euro. Nell'elenco, tra l'altro, ci sono diversi beni appetibili come l'immobile ex Enaip in Viale della Riviera. Andiamo a Spoltore adesso, ancora cronaca, balla in discoteca, ucciso da un malore. Un uomo di 72 anni residente a Pescara Coglie è morto la notte tra sabato e domenica scorsi in una discoteca di Spoltore. L'uomo stava ballando quando d'improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. I soccorsi sono scattati subito, i presenti hanno cercato di rianimarlo, poi all'arrivo del 118 sono state tentate tutte le manovre possibili ma senza successo. A Manoppello poi, al rito del Volto Santo, fedeli da tutta Italia, mille fedeli, hanno partecipato ieri nella Basilica del Volto Santo al rito dell'Omnis Terra per la terza volta a Manoppello dopo che fu rinverdito da Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia. La celebrazione si è svolta con la messa nella Basilica e la processione nel piazzale antistante con l'esposizione del Volto Santo. Andiamo a vedere poi nel taglio basso la politica. Marsiglio, la coalizione è unita. Salvini fa il pieno di folle selfie a Vasto e Lanciano. Questo per quanto riguarda l'Abruzzo verso il voto. E poi Avezzano, Di Maio, l'Abruzzo sarà la prima regione del Movimento 5 Stelle. Poi civici e popolari, Legnini, aree interne tra le mie priorità. Questo è un po' il sunto della campagna elettorale. Ma andiamo adesso a centropagina, andiamo a vedere lo spazio dedicato, il box dedicato allo sport. Partiamo dal Pescara, il Pescara rischia e non sfonda, finisce 0-0 con la Cremonese. Per il calcio di Serie A il Napoli fa spettacolo, oggi il Milan senza Higuain contro il Genoa e poi basket di Serie B, l'Amatori vince il derby, ma che fatica. Questo per quanto riguarda la prima pagina del centro nell'edizione di Pescara. Adesso andiamo invece a vedere l'edizione teatina. Il titolo di apertura: ragazzi intossicati dal monossido a Montazzo, di cena del calcio in oratorio, in 40 accusano malori, 6 vengono curati all'iperbarico di Fano. Nel taglio alto l'emergenza migranti, nuovo barcone alla deriva e scontro fra Italia e Francia. Più tardi approfondiremo questo tema, ma anche altri, nella rassegna stampa che dedichiamo ai titoli nazionali fra pochissimo. Andiamo avanti nelle cronache. Nel parco fluviale a Chieti solo rifiuti e degrado, quel cartello con lo sfondo marrone e la scritta bianca parco fluviale è un inganno, perché non c'è nessuna oasi verde dietro al megaloma, solo cumuli di immondizia e di rifiuti sepolti. Quasi 15 anni dopo la nascita del centro commerciale più grande d'Abruzzo, la striscia di terra che costeggia il fiume Pescara è una mega discarica che cresce a vista d'occhio. Nessuno ferma lo scempio, a due passi dai negozi delle grandi marche. Ci sono state le passeggiate degli ambientalisti per sensibilizzare la cittadinanza e non sono mancate le promesse dell'amministrazione comunale, ma nulla è cambiato al momento. Andiamo poi a vedere a Vasto e San Salvo la cronaca, rapine, stessi orari e vicino a vie di fuga. L'ora di chiusura si conferma infatti la fascia oraria prediletta dai rapinatori, così come la vicinanza degli obiettivi alle strade a scorrimento veloce. Anche l'ultima rapina ai danni dell'agenzia di scommesse Planet Win 365 in Viale Perta a Vasto è stata fatta mentre il titolare si apprestava a chiudere, perché la malavita lo sa, al calar del sole Vasto e San Salvo restano con pochi controlli. Ad Ortona poi, addio a Della Loggia, medico ed ex sindaco. Si è spento Fulvio Della Loggia, protagonista per tanti anni della
vita sociale della comunità. Il taglio basso, il menesimo della precedente pagina, e non lo andremo a rileggere, è dedicato alla politica. Andiamo nel box dello sport. Chieti, Super Miciche, Lanciano conserva il più 8 per quanto riguarda il calcio dilettanti. E poi Teate Basket vince con Ancona e per migliore esordio positivo si allunga la striscia positiva dell'Europa Vini Chieti, che sul campo neutro di Porto Sant'Elpidio supera 75-86 la Luciana Mosconi Ancona, compiendo un ulteriore passo verso la zona playoff. Andiamo sulla edizione teramana del centro, anche qui il titolo di apertura: l'università forma imprenditori, a Teramo nasce il C-Lab, progetto finanziato dal MIUR per gli studenti abruzzesi. Nelle cronache, tentato furto a San Nicolò, buco nel muro esterno nella villa di un medico. Si tratta della casa del neurologo Gabriele Manente, che abita in una villetta in campagna sopra San Nicolò. I ladri hanno letteralmente sfondato il muro perimetrale dell'edificio sabato pomeriggio, ma poi sono stati messi in fuga dal rientro della moglie e del figlio del medico. Andiamo avanti. All'ospedale di Sant'Omero, il nuovo primario: faremo più interventi. Mario Cicconi è il nuovo primario facente funzione della chirurgia dell'ospedale Val Vibrata. Il medico, che era stato già al Val Vibrata a cavallo fra il 2016 e il 2017, ha preso servizio l'11 di novembre e dai primi di gennaio ha ricevuto l'incarico di primario. Il nuovo responsabile annuncia che aumenteranno le sedute operatorie. Ci spostiamo a Tortoreto, 10 punti di ricarica per le auto elettriche. Comune e Enel X Mobility firmano un protocollo d'intesa per realizzare una rete cittadina di ricarica delle auto elettriche. Andiamo così a centropagina per vedere il box del lunedì dello sport. In Serie D il Giulianova fa festa ad Avezzano nel derby vinto dai giallorossi, e poi per il basket il Roseto si spegne negli ultimi minuti di gara. La Hertz Cagliari ringrazia e conduce in porto una vittoria che la rimette pienamente in corsa per la permanenza nella categoria. Ancora domani in campo, il Teramo cerca subito il riscatto con Limolese. Domani alle 20:30 i biancorossi ricevono Limolese, quarta in classifica a quota 32. Tra l'altro ci sarà un'edizione speciale di Pro Teramo proprio per seguire la partita. Andiamo avanti con la pagina di L'Aquila Avezzano Sulmona, il titolo di apertura del centro: artisti non pagati, la lista si allunga. Altri casi di pendenze e ritardi fra perdonanze e cantieri dell'immaginario all'Aquila. Nelle cronache, a Trasacco, schianto nella notte in ospedale, due giovani. Un pauroso incidente stradale è avvenuto l'altra notte lungo la strada provinciale che collega i comuni di Trasacco e Collelongo. Due giovani di 18 e 22 anni sono rimasti feriti e ora sono in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. I giovani marsicani erano a bordo di una Fiat Punto finita contro un albero. L'incidente è avvenuto all'alba. I due stavano percorrendo il tratto di strada non molto distante dal centro abitato del paese. Sembra che stessero rientrando da una passeggiata e da una serata con gli amici. La strada è stata già teatro di altri incidenti stradali. Ci spostiamo ad Ortucchio: cane ucciso a fucilate e gettato nel laghetto. L'ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri forestali riguarda un cane padronale, un meticcio incrociato con un pastore tedesco trovato morto nel centro di Ortucchio. Secondo una testimone si tratta di una uccisione a colpi di arma da fuoco. A Sulmona, ecco 400.000 euro per salvare il tribunale. Questi fondi regionali, è pronto a entrare nel vivo il progetto Capograssi per salvare il tribunale sulmonese dopo l'ultima proroga di un anno alla chiusura concessa dal governo. L'iniziativa pilota presentata dal Tribunale di Sulmona è stata selezionata dalla Regione nell'ambito del bando sul rafforzamento delle competenze digitali degli uffici giudiziari. Nello spazio dello sport, l'Avezzano è spuntato il derby Val Giulianova, titolo inverso rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza sulla pagina di Teramo. E poi l'Aquila Rugby, altro scivolone, trasferta amara a Catania, sconfitta per 20-13. Per quanto riguarda la prima categoria, dietro l'Aquila tiene botta solo il Pizzoli.
Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero. L'inserto del quotidiano romano apre con la politica, scintille Marsilio Rotondi. Dichiarazioni stupide, il candidato governatore del centrodestra bolla così le voci su un patto Lega 5 Stelle. Ieri la convention per il programma, convention che si è tenuta a Pescara. Poi sfida a distanza, patate in regalo, Luigi Di Maio scherza a Celano. E poi a Vasto, su sanità e sicurezza, gli impegni del ministro dell'interno Matteo Salvini. Andiamo a vedere poi di spalla rogo in una villetta sfiorata l'esplosione, pomeriggio di paura ai colli di Pescara per l'incendio partito da una legnaia. A centropagina, dopo le svastiche contro la CGIL PD nel mirino Guodabia, scritte razziste contro un sindacalista. Eccolo qui il messaggio trovato sulla parete d'ingresso della CGIL di Pescara. Poi ancora l'Aquila rinasce, in centro torna la sosta selvaggia, pioggia di multe nel capoluogo di regione. Nel taglio basso a Spoltore, la cronaca, malore in discoteca, morto un 72enne Aldo Paris. E poi ancora Montazzoli, Modossido a cena, intossicati in 19 giocatori del Montazzoli che stavano facendo una cena appunto tra loro. Nel taglio alto i richiami dalle altre notizie: volley, la Sieco Corsara a Tuscania, i ragazzi di Lanci si impongono 3-1. In Serie C al Teramo arriva il bomber Infantino, subito in campo contro l'Imolese. Per la Serie B, Pescara occasione perduta, solo un pari con la Cremonese, finita 0-0 la partita. I biancazzurri sprecano la preziosa chance di agguantare il Brescia, lombardi pericolosi, abruzzesi poco incisivi. Lasciamo i quotidiani regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera e, come vi ho detto in precedenza, vedremo tanti titoli proprio sulla questione migranti che torna in primo piano. Migranti, pressing sui libici, la crisi, il Movimento 5 Stelle attacca la Francia, deve lasciare l'Africa. Salvini, meno partono, meno muoiono. Nuovo SOS, in 100 sono a bordo di una nave, Conte chiama i naufraghi riportati poi verso le coste della Libia e verso Tripoli. Andiamo a vedere le altre notizie, partendo dall'editoriale firmato da Paolo Mieli. La Unione Europea, Atene e Roma, lacrime da non ripetere. Si torna sulle dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea Juncker rispetto all'austerity, all'esagerazione che c'è stata in questi anni da parte dell'Europa. E poi andiamo a vedere l'articolo di cronaca. Bergamo, la confessione, l'ex amante dopo il delitto alla festa, è andata bene. Si torna sul delitto di Stefania Crotti, 42 anni, uccisa a martellati in un garage a Gorlago e poi bruciata in un campo del Bresciano. Il movente dell'assassino è chiaro, secondo il PM non aveva accettato la fine della relazione. E poi ancora a centropagina, campione a Cortina in Australia, doppio passo tra le emozioni. Lindsay Vonn, regina della neve, lascia perché dice il corpo non segue più la testa. E poi il lungo addio di Federer, come sarà dopo di lui il tennis? Andiamo avanti su Repubblica, anche qui il titolo di apertura riguarda i migranti, altri 100 alla deriva, Conte obbliga Tripoli ad agire, soccorsi solo dopo 24 ore, Di Battista contro Salvini, chiudere i porti non ferma l'esodo. Andiamo a vedere poi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, l'impegno di Di Maio, assumerò tutti i navigator ma è caos nei centri per l'impiego. A centropagina la staffetta generazionale del tennis e il divino Federer abdica a Tsitsipas, il ragazzo cresciuto ammirandolo, numero 15 del ranking mondiale. Andiamo sul Fatto Quotidiano, i migranti e la questione libica vista da un'altra prospettiva. La Libia ricatta di nuovo l'Italia, più soldi per fermare gli scafisti. Partono altri 100 dopo i due tragici naufragi, le autorità restano sorde e mute.
Il nuovo franco strappato su Rai 1 di Maio Di Battista, neocolonialismo francese in Africa. Ieri, a Che tempo che fa, è stato ospite proprio Di Battista, che ha estratto una banconota chiaramente facsimile dalla tasca e l'ha strappata proprio in segno di protesta rispetto al neocolonialismo francese. Nel taglio alto, novembre-dicembre, più precari assunti, decreto dignità nei primi 2 mesi, contratti più stabili e ancora Cisgiordania, i palestinesi ora escono dalla polvere. La storia di copertina, poi sul Fatto Quotidiano, CGIL, il congresso più difficile. Da domani a Bari parte il confronto per decidere il prossimo segretario. In ballo Maurizio Landini e Vincenzo Colla, ma mai come questa volta nulla è ancora veramente deciso. Sulla stampa ora il quotidiano torinese. Di Maio apre alle grandi opere, ma rimane il no grillino alla TAV, dunque apertura diversa per la stampa. Intervista a Prodi, il voto a maggio decisivo come nel 48, Unione Europea senza futuro se non resterà unita. Patto Lega 5 Stelle sulle nomine, Consob e Inps al Movimento 5 Stelle, il Carroccio vuole Zaia commissario europeo. L'articolo di spalla, la riflessione odierna è sul reddito di cittadinanza se passa la delazione di Stato, il titolo. E poi i grandi dello sport che abbandonano, finisce un'epoca sia nel tennis che nello sci alpino. Federer e Fon sconfitti il giorno in cui cadono le stelle. Sul Sole 24 Ore in apertura c'è un focus su quota 100. In pensione con quota 100 parte la caccia ai contributi, uscite anticipate dal riscatto della laurea al cumulo gratis dell'INPS. Ecco tutti gli strumenti per completare la dote e giungere ai requisiti. Reddito di cittadinanza. Intanto si apre la partita per potenziare i centri per l'impiego con 4.000 nuovi addetti e con l'aggiunta dei cosiddetti navigator che dovranno aiutare le persone a trovare lavoro. E poi professionisti, la e-fattura in salita, l'indagine del Sole 24 Ore, nelle prime settimane problemi frequenti per 6 operatori su 10, buone idee attuate in modo confuso, dicono i professionisti, timori di intoppi sulle prossime liquidazioni dell'IVA. E ancora lauree triennali in affanno sul lavoro, occupati fermi al 71%, questo è l'approfondimento sulla istruzione di alto livello. Andiamo sul Messaggero, adesso il titolo di apertura ci fa tornare sulla questione migranti. Migranti, l'Italia riapre il fronte Libia, Viminale in allerta sull'aumento delle partenze, Conte chiama al Serraj Haftar perché intervengano, SOS da un altro barcone con 100 persone a bordo, Salvini e Di Maio contro Macron, scontro sui soccorsi. Questo è un po' il sunto fatto dal Messaggero. Anche qui c'è un approfondimento sulla quota 100 e le pensioni. Ogni anno di anticipo costerà il 3,5%, 4 opzioni per accelerare l'uscita. Andiamo a vedere poi a centropagina un caso, il mini bollo per 4 milioni di auto vecchie e inquinanti. Paradosso della manovra, tassa di possesso dimezzata, rottamazione disincentivata, pressing per rivedere la norma. Poi a centropagina, Irlanda del Nord torna la paura, mozione anti-May sull'uscita dall'Unione Europea, tensioni sulla Brexit, autobomba a Derry. Ci spostiamo sul tempo, il titolo di apertura Di Battista apre in TV la guerra a Salvini, ospite di Fazio, l'uomo jolly dei 5 Stelle attacca duro la Lega, restituisca agli italiani i 49 milioni che deve, i sondaggi sono fuffa secondo Di Battista. Nel taglio alto il Papa sul web ha subito i suoi stalker. Francesco sbarca sull'app per pregare e agli utenti non pare vero di poterlo insolentire. Andiamo sulla verità adesso. La strategia del barcone. Tifano morti in acqua pur di piegare il governo. Altri migranti al largo della Libia si temono vittime. La tecnica è chiara. I disastri usati dalle ONG per mostrare il fallimento della linea dura, ma è l'esatto contrario, secondo il quotidiano diretto da Belpietro. A centropagina, Babbo Renzi alle Iene, insulti razzisti al nigeriano e poi ancora. Nel taglio centrale, dal gender all'euro, propaganda a scuola, Lucano in cattedra e sesso alle elementari, la mappa, il ministro, basta, serve l'ok delle famiglie.
Andiamo sul Libero, 8 trucchi per beffare le regole, manuale per ingannare e incassare il sussidio, il reddito di cittadinanza, un invito a rubare allo Stato, ecco come il salario ai fannulloni lo diede il PD 20 anni fa e fallì. Questo è il titolo di apertura di Libero. E poi a centropagina è lui il direttore della Provvidenza, San Giuliano come San Gennaro, sotto la sua guida il TG2 ha guadagnato ascolti e alzato la qualità dell'informazione. Lasciamo Libero, andiamo sul Mattino di Napoli, in apertura, migranti, multa, Unione Europea alla Francia, Di Maio e Salvini attaccano Macron, è un ipocrita, Parigi fa la morale e colonizza l'Africa, un altro barcone intanto alla deriva, Conte chiama in Libia e Tripoli manda una nave in soccorso. A centropagina, shock appoggio reale, ingoia il telefonino per evitare i controlli, il cellulare tenuto nello stomaco per quasi un mese, il detenuto si sente male, la verità arriva poi dalla radiografia. A centropagina, nella fotonotizia, troviamo il calcio, Lazio battuta 2-1 senza Allan e Koulibaly, Cagliari con Milik e 4 pali, che show per il Napoli. E questo titolo ci introduce ai quotidiani sportivi nazionali, partiamo con la Gazzetta dello Sport e iniziamo dal Milan. Tra campionato e mercato, Piontek, I love Milan, questa foto con il Duomo di Milano alle spalle, domani la firma con José Mauri al Genoa si può chiudere a 35 milioni, oggi alle 15 rossoneri proprio a Marassi, obiettivo il quarto posto. Sempre per il mercato, Juve cambio in corsa, Darmian quasi fatto, in uscita Spinazzola, bianconeri in casa col Chievo alle 20:30 oggi. Poi ancora l'uomo del giorno, Zaniolo a Inter, che peccato, ora capisci chi hai perso, tutti pazzi per il giovane talento arrivato alla Roma nell'operazione Nainggolan. Poi Lazio sconfitta al San Paolo 2-1, il Napoli rilancia, si sveglia Cagliacon, Milik alla Maradona, Immobile non basta, Ancelotti va a dormire a meno 6 da Allegri, però la Juve dovrà giocare invece oggi. E poi Fiorentina-Samp 3-3, show, Bomber tira Bomber, Muriel fa il fenomeno, Quagliarella 10 e lode. Andiamo sul Corriere dello Sport, il Napoli batte la Lazio 2-1 e torna a meno 6, capolavoro Ancelotti, senza Allan, Koulibaly, Insigne e Hamsik, gli azzurri segnano due volte, Cagliacone e Milik e poi colpiscono 4 pali, Inzaghi attacca l'arbitro. Nel taglio alto lo schiaffo di Rino alle 15, Milan a Marassi, Gattuso non convoca Higuain e tuona, la situazione è brutta, non ci siamo mai allenati così male. E poi ancora riparte la Juve, stasera il Chievo, mentre si apre la pista Darmian. Il Napoli, Allan porta 100 milioni, il presidente De Laurentiis parte oggi per Parigi dove valuterà l'offerta del PSG, via libera l'affare solo per la cifra piena, poi caccia al successore. Andiamo a vedere anche il titolo di Tutto Sport, la Juve ha scelto Darmian, questo è il titolo di apertura. Ma adesso, prima di chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa, andiamo a vedere che cosa è successo ieri sera nella partita fra Pescara e Cremonese, pareggio per 0-0 per i biancazzurri che non hanno punto in attacco rischiando anche qualcosa dietro, ma vediamo insieme il servizio. La prima gara del 2019 mette in vetrina un Pescara opaco che allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia non va oltre lo 0-0 con la Cremonese al termine di 90 minuti, che hanno visto gli ospiti comandare la gara per lunghi tratti. Freddo all'Adriatico, dove gli ordini di Guccini di Albano Laziale si gioca di fronte a 6.000 spettatori, grande commozione e coreografie in curva nord per il ricordo di Marco Mazza, indimenticato fondatore fra l'altro dei Pescara Rangers. Al terzo Soddimo impegna in angolo Fiorillo con Arini, che poi sugli sviluppi del corner mette di testa al lato di poco. Meglio gli ospiti nella prima parte di gara con buone giocate, tanto possesso palla da parte della formazione lombarda. Al sedicesimo primo squillo del Pescara con Ravaglia che respinge la conclusione di Brugman dalla distanza. Al ventunesimo è Memusciai a chiamare ancora il portiere lombardo alla parata. Cresce il Delfino che però ci prova soprattutto da fuori trovando difficoltà ad entrare nell'area ospite. Appare un po' fuori dal gioco e dalle dinamiche
della squadra Macin, poco cercato tra l'altro dai compagni, con la formazione lombarda che appare ben messa in campo e che arriva ad un passo dal vantaggio al 41esimo, quando Vincenzo Fiorillo deve compiere un vero e proprio miracolo su incornata colpo sicuro di Mogos da distanza ravvicinatissima. Finisce così senza reti il primo tempo con un Pescara che può ritenersi sicuramente soddisfatto dello 0-0. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 d'inizio partita e con il Delfino deciso a fare di più, ma che non riesce davvero ad imbroccarne una giusta e che rischia al 12esimo quando Piccolo se ne va in contropiede, andando poi a calciare dai 20 metri sopra la traversa. Pillon non è giustamente soddisfatto e manda in campo Capone, in campo al posto di Melegoni, con Macin che torna a centrocampo. La squadra grigiorossa si rende pericolosissima poi al 16esimo con Piccolo che su punizione colpisce in pieno la traversa, con Fiorillo battuto prima del colpo di testa di Scognamiglio che va ad evitare guai peggiori. Ancora un brivido per i tifosi biancazzurri con i propri beniamini in difficoltà e con Brugman che viene poi ammonito e che è già diffidato, salterà la gara di domenica prossima all'Ardenza di Livorno. Al 21esimo ci prova proprio Scognamiglio di testa, ma la mira non è delle migliori, soffre e sbuffa la squadra di casa che fatica a contenere la verve ospite, con Castrovilli che chiama alla parata Fiorillo poco prima della mezz'ora. Al 33esimo arriva il momento di Canutè per un opaco Macin, con i grigiorossi che continuano però a fare la partita collezionando calci d'angolo in serie. Rastelli al 37esimo manda in campo la punta Montalto per Piccolo. Il tecnico ospite vuole vincere la partita, con Pillon che risponde con Del Sole per Marras e con il finale che non regala altre emozioni, con il Pescara che si tiene questa volta stretto lo 0-0 casalingo. Adesso il break per la pubblicità, prima però le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora ripartiamo dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. La politica in primo piano sulla pagina Abruzzo del Messaggero. Marsilio replica a Rotondi, frasi stupide. Il candidato presidente. Oggi Salvini farà due importanti eventi a Vasto e Lanciano e la migliore risposta a certe clamorose fesserie. Questo quanto detto nella convention del centrodestra al Marina di Pescara. Tra i primi ad abbracciare Marsilio, il senatore, parlamentare di Forza Italia Sabatino Aracu. Andiamo a vedere poi sul quotidiano Il Centro, ancora la convention del centrodestra, folla per Marsilio, la coalizione unita in tanti al porto turistico di Pescara per il candidato governatore. Quagliariello gli chiede di riammettere il simbolo UDC. E intanto Salvini fa il pieno a Vasto e Lanciano, il ministro su Pupillo per la mancata concessione della piazza, qui c'è un sindaco poco democratico. Andiamo avanti, nell'Abruzzo verso il voto, il Movimento 5 Stelle Di Maio, qui la prima regione a 5 Stelle, il vice premier ad Avezzano con la candidata Marcozzi, accelereremo su fondi dell'Unione Europea lavoro e nuovi ospedali. Poi ancora nel taglio basso, vertenze, un dossier al ministro, Intex and El Foundry, i sindacati chiedono la convocazione di un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Andiamo avanti, andiamo a guardare in casa centrosinistra, Civici e Popolari, Legnini, le aree interne, priorità della mia giunta. La giornata è iniziata a Guardia Grele, si è conclusa a Scoppito, passando per i comuni terremotati come Campotosto, Capitignano e Montereale. L'agenda di Legnini oggi, all'Aquila Tabacci presenta i candidati di Più Abruzzo. Nel taglio basso, Grimaldi, sulla sanità servono parole chiare. Il segretario regionale dei medici ospedalieri Anao invita i candidati a fare programmi concreti. I piccoli ospedali andrebbero riconvertiti per attività di tipo riabilitativo o specializzati, dice, e ancora siamo contrari alla ASL unica, meglio organizzare due dipartimenti d'emergenza e accettazione. Restiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere insieme la pagina di Pescara. I controlli nel weekend, movida super sorvegliata, stop a vandali e schiamazzi, polizia e carabinieri nelle vie del divertimento dopo le proteste dei residenti. Nel taglio basso, allarme per un incendio in casa, via Colle Innamorati, rogo al bagno, nessuna conseguenza per i proprietari. Nella pagina successiva,
Ancora i controlli, area di risulta, spariti, parcheggiatori abusivi, funziona la vigilanza privata, i cittadini dicono ci sentiamo al sicuro nel taglio basso e al terminal i baristi diventano buttafuori. Max e Davide respingono chi infastidisce i clienti del chiosco, sorvegliato da una decina di telecamere. Ancora avanti, un piano da 14 milioni, comune, ecco case e negozi da vendere, pubblicato l'elenco degli immobili che possono essere ceduti. Ci sono anche terreni edificabili vicino alla Pineta e all'ex Enaip. E poi la scritta razzista sui muri della CGIL, preso di mira il responsabile dell'ufficio migranti, oggi corteo davanti alla prefettura alle 17:30. Proseguiamo con le pagine di Pescara, andiamo sul Messaggero, scritta razzista contro Guodabia nel mirino, il responsabile dell'ufficio immigrazione della CGIL, due settimane fa i presidenti delle svastiche a Montesilvano, immediate le indagini della Digos, si cercano collegamenti con il raid contro l'ufficio del sindacato e la sezione del Partito Democratico. Ondata di solidarietà, oggi pomeriggio sittine di proteste in prefettura contro intolleranza e xenofobia. Nel taglio centrale della pagina, infarto fulminante in discoteca, settantenne morto sabato sera, inutili soccorsi prestati dal 118 e dai carabinieri, sotto shock la moglie presente nel locale. Di spalla verso le regionali l'avventura elettorale di Checco Mancini con Legnini. Proseguiamo con le pagine di Chieti sul Messaggero. La convenzione è scaduta, il comune rivuole i palasport, il titolo di apertura. L'obiettivo è togliere al CUS la gestione di Pala Santa Filomena e Colle dell'Ara. L'intenzione è di assegnare gli impianti a società sportive locali entro quest'anno. E poi il vice premier in piazza Vasto, Salvini al fianco di Marsilio, candidato presidente, impegno del ministro su strade, ospedali e sicurezza. Di spalla l'ex Blutech, decisiva, riprende la produzione, sciopero interrotto dopo l'annuncio della cessione aziendale alla MA e oggi riparte anche la Sevel, di cui la Blutech è fornitrice. Nel taglio basso, intossicati alla cena della squadra, paura all'oratorio, 19 persone del Montazzoli avvelenate a tavola dal monossido e in 6 trasferite a Fano. Andiamo a vedere le pagine di Chieti sul Centro. Ecco, qui si riparte proprio da Montazzoli con la notte di paura, squadra di calcio intossicata dal monossido, tragedia sfiorata durante la cottura della pecora, sintomi di avvelenamento per 40 atleti in 6 curati all'iperbarico di Fano. Nel taglio basso, tumore al seno, donne ora più protette, nel 2018 hanno fatto la mammografia in 8 su 10, flacco dell'ASL, puntiamo sulla prevenzione e sulla cura. A Chieti l'opera è incompiuta, l'inganno del parco fluviale, zero oasi verde, solo rifiuti, scempio a 2 passi dal centro commerciale, vi faccio vedere le fotografie, sulle sponde del fiume Pescara, l'area mai sistemata per un contenzioso fra comune e una società poi fallita. Intanto domani in consiglio in aula la ZTL, la viabilità, teate servizi e gli asili nido per quanto riguarda il capoluogo. Nel taglio basso, rapine, stessi orari e vie di fuga vicine, Vasto e San Salvo, negozi presi di mira alla chiusura e a poca distanza dalle strade a scorrimento. Ora nelle pagine di Teramo, università, progetto innovativo, nasce il C-Lab per creare giovani imprenditori, è finanziato dal MIUR e fornirà competenze agli studenti degli Atenei abruzzesi, corsi, formazione non convenzionale, basata anche su contatti con le aziende. Di spalla a Castelnuovo, firmato il nuovo integrativo alla Gelco, nel taglio basso a Roseto, lavori infiniti alla villa comunale. Nella pagina successiva, Cicconi, primario di chirurgia, aumenteremo gli interventi al Val Liberata di Sant'Omero. Il direttore facente funzione appena nominato annuncia l'arrivo di 2 medici. Abbiamo già riaperto tutti gli ambulatori e aumenteremo anche le sedute di laparoscopia. A Sant'Egidio, momenti di tensione nel dopo partita fra Sant'Egidiese
nella partita appunto della Sant'Egidiese. Poi ancora a centropagina 10 punti di ricarica per auto elettriche, li realizzerà la Enel X Mobility, che ha firmato un protocollo d'intesa con il comune. Nel taglio basso il Rosetano Coppa premiato per il trofeo Simoncelli per quanto riguarda le minimoto. La pagina di Teramo sul Messaggero apre con la gestione del teatro di Teramo, gestione teatro con l'ACS, contratto da rescindere. Bar mai riaperto e affitto non pagato, la vicenda sollevata da Maurizio Verna. L'anno scorso non versati 28.000 euro, il comune vuole coinvolgere l'avvocatura. Per il sindaco D'Alberto ci sono perplessità in merito al modo in cui è stato formulato il bando. Di spalla l'odissea dei Galantini, ciclista morto nel 2002, il comune nomina il perito. Fabrizio Galantini morì a 41 anni sulla statale adriatica. Poi ancora Tigli abbattuti domani in consiglio e fioccano le querele a Martinsicura, a Sant'Omero. Ladri affamati rubano salami, vino e formaggi e vengono individuati. Andiamo adesso nelle pagine dell'Aquila, sempre sul Messaggero. Raffica di multe a gennaio nel tratto dell'asse centrale. Polizia municipale scatenata contro il fenomeno dei parcheggi selvaggi. Il disco orario istituito in alcune zone non ha prodotto i risultati sperati. In Via Verdi alcuni commercianti gradirebbero che fosse istituito il divieto in entrambi i lati della strada. Di spalla per Di Maio e la Marcozzi, Pienone a Castello Orsini ad Avezzano. E poi nel taglio basso, bus pubblici troppo vecchi, ecco i privati a Sulmona ad aggiudicarsi il servizio. È stata in urgenza la ditta Gualtieri Tour di Scanno ad Arischia, esplosione nel garage, l'accusa si fa meno pesante. Completiamo le pagine dell'Aquila con il centro, cultura senza soldi, artisti non pagati, la lista si allunga, non solo la perdonanza, spuntano pendenze e ritardi anche per gli spettacoli dei cantieri dell'immaginario. Poi ancora botte alla moglie, multato un ex carabiniere, Pizzoli ribaltati in parte l'assoluzione in primo grado, escluso il reato dei maltrattamenti. Nel taglio basso regionali ancora scontro fra Scocce e Dinino, sul Mona la campagna elettorale si accende. Nella pagina successiva, nella Marsica, paura nella notte, schianto contro l'albero in due in ospedale, l'incidente sulla provinciale che collega Trasacco a Collelongo, i ragazzi estratti con difficoltà dalle lamiere. Ad Ortucchio, cane ucciso a fucilate, gettato nel laghetto, indaga la forestale. E poi ancora, ecco 400.000 euro per salvare il tribunale di Sulmona, i fondi regionali serviranno a potenziare l'informatizzazione, il sindaco dice vogliamo i fatti. Siamo così arrivati alle pagine di sport e chiaramente partiamo dalla copertina dello sport del lunedì del centro. Pescara va in bianco, ora è terzo, abbiamo visto in precedenza il servizio col primo 0-0 stagionale del Pescara, Pillone Sebastiani contro l'arbitro e dicono c'era un rigore. Poi domani il Teramo è di nuovo in campo e stringe per l'arrivo di Infantino. E ancora in Serie D, al Giulianova e Francavilla sono d'applausi, in eccellenza il Chieti che trascinato da Miciche con il San Buceto ora a meno 3, cinquina del Capistrello in promozione nel girone A, le prime della classe vanno KO, manita della Bagicalupo. Questo è un po' il sunto, ma andiamo nel dettaglio con la doppia pagina che il centro dedica alla partita del Pescara. Eccola qui la serata in bianco, alla ripresa del campionato arriva il primo 0-0 per il Delfino che protesta per un mani di Arini in area non rilevato dall'arbitro. Allora il titolo, il Pescara non sfonda, rischia grosso e ottiene un buon pari. La Cremonese mette in difficoltà i biancazzurri, scesi al terzo posto, Fiorile decisivo su Mogos e poi viene salvato dalla traversa. Andiamo a vedere poi le polemiche, rabbia e delusione nel finale, Pillon urla, rigore netto, l'arbitro non mi è mai piaciuto, il tecnico si scaglia contro il direttore di gara, metro di giudizio diverso, l'allenatore recrimina per un fallo di mano ma si accontenta del pareggio, è fondamentale non perdere certe partite. E poi Macin fumoso, Fiorillo salva su Mogos, sono le pagelle dei biancazzurri, Ciofani argina l'ex Soddimo, del grosso rischia e Melegoni si limita al compitino.
Restiamo su questa pagina e allora andiamo a vedere anche la Serie C. Domani sera con Limolese, Teramo tra mercato e voglia di riscatto. De Grazia, a volte buttare la palla in tribuna non sarebbe male. Ma andiamo sul Messaggero per vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport. Pescara, occasione persa, è il titolo sulla partita di ieri sera. L'Adriatico finisce 0-0 contro la Cremonese, che ha dimostrato di essere una squadra solida. Fiorillo nel primo tempo ha salvato su Mogos, sfumato l'aggancio al secondo posto del Brescia. Il Bomber Mancuso, risultato giusto, Bomber con le polveri bagnate ieri sera, anche per la pioggia, facciamo anche una battuta. E poi Pillon arrabbiato, l'arbitraggio proprio non mi è piaciuto, queste le interviste del 91esimo. Ma andiamo avanti con la Serie C. Il Teramo, Infantino subito in campo, il centravanti sarà a disposizione di Maurizio. De Grazia triste, avrei preferito non segnare e vincere sabato contro la Samp. Avremmo dovuto difendere il vantaggio, il loro 1-2 ci ha tagliato le gambe e domani al Bonolis c'è Limolese. Oggi la rifinitura, il diavolo al lavoro senza sosta, fuori persa, Spighi mezzala. Questo per quanto riguarda il Teramo. Ma ritorniamo sul centro e iniziamo anche la carrellata di Serie D con questa doppia pagina che ci parla delle due vittorie importanti giallorosse, lato Giulianova e lato Francavilla. Partiamo proprio da quella del Giulianova al derby del dei Marsi, festa Giulianova, l'Avezzano è spuntato, riscatto nel segno di Bolzan, in appena 12 minuti vanno in gol Napolano e Di Paolo, biancoverdi scavalcati dall'Isernia. Nelle interviste il nuovo tecnico giallorosso, vittoria importante ma rosa risicata, così Bolzan al debutto. Ma andiamo a vedere insieme il servizio. Dario Bolzan debutta col botto, con il nuovo allenatore in panchina il Giulianova fa suo il derby delle De Marsi a spese dell'Avezzano per 2-1, un grande avvio di gara per i giallorossi capaci di gestire poi il doppio vantaggio nella ripresa. Avezzano vivo ma poco concreto nel primo tempo, opaco nella ripresa, quando il gol che riaccende la gara arriva peraltro troppo tardi. Squadra che vince non si tocca è il motto di Giampaolo, che ancora senza Bisegna e Besana conferma gli stessi 11 di Castelfidardo col trio d'attacco Padovani, Bruni, Samb. Sul fronte Giulianova, Dario Bolzan prosegue sulla strada del 4-3-3 con Torelli nei tre di centrocampo, Antonelli esterno d'attacco a destra, Napolano sul fronte opposto a sostegno di Di Paolo. Importante il servizio d'ordine all'esterno del De Marsi, visti i precedenti, le due tifoserie si fanno sentire e l'inizio è tutto del Giulianova, che al quinto passa in vantaggio con il primo centro in giallo rosso di Giordano Napolano, un gol da rapace dell'area di rigore dopo il suggerimento di Balducci. Fanno festa i tifosi del Giulianova che tirano un sospiro di sollievo sulla risposta marsicana al settimo, cross basso di Samb per Bruni, la cui conclusione sporca si stampa contro il palo. Più cinico il Giulianova, che al 12° raddoppia, velenoso cross di Antonelli, lieve tocco di Di Paolo sul filo dell'offside, palo e smanacciata di Fanti, ma quando la palla ha varcato la linea di porta, Avezzano 0, Giulianova 2. Una mazzata per i padroni di casa, che provano ancora a rispondere con Bruni, la cui incornata è disinnescata da Pagliarini. L'estremo difensore giuliese si dimostra attento a metà frazione, su conclusioni peraltro meno insidiose di Padovani al 26° e di Samb due minuti dopo. Il Giulianova si limita al contenimento e trema solo al 41esimo, quando De Rocis pesca al centro aria la testa di Tariuk, che sbaglia l'impatto in maniera clamorosa. Ad inizio ripresa proprio De Rocis ha un discreto pallone, ma la mira fa difetto. La squadra di Bolzan è ordinata, compatta nelle retrovie e più propensa a ripartire rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Al 21esimo Di Paolo attrae i difensori biancoverdi e scarica per Balducci, la cui botta è respinta a mano aperta da Fanti. Al 29esimo il neo entrato Morra soffia la palla all'ex Ferrante, avanza ma tira centralmente. Gli innesti di Di Renzo e Manari non ritemprano un Avezzano colpito nel morale e incapace di trovare la scintilla per riaprire il derby per quasi tutta la ripresa. Quasi, perché al 44esimo Pagliarini respinge un pallone addosso al neo entrato Rinaldi, sfortunato autogol del giocatore che aveva preso il posto di Fuschi. I sogni di una improbabile rimonta marsicana si spengono sulla rovesciata di Padovani al 94esimo. Il Giulianova vince e fa cappotto stagionale sull'Avezzano dopo il 2-0 dell'andata. E dopo la boccata d'ossigeno di Castelfidardo, per l'Avezzano un altro KO casalingo, un dato che inizia a preoccupare in chiave salvezza.
allora il titolo del Messaggero su questa partita, eccolo qui, Real bello di derby con l'Avezzano e 1-2 e abbiamo visto il servizio. Ma torniamo sul centro per andare a vedere invece la partita del Vallanzuca, terzo KO di fila per la Vastese, l'altro derby, Dos Santos Show, il Francavilla si rialza, doppietta del bomber, Mataloni accorcia le distanze e nel finale spacca con l'aiuto della traversa, nega il pareggio a Leonetti, partita finita 1-2, Rachini gongola, ottima partita, 3 punti meritati, Montani commenta, puniti da episodi e dagli errori sotto porta. E allora andiamo a vedere anche il servizio. Prima vittoria del nuovo anno e del girone di ritorno per il Francavilla, che batte 2-1 una Vastese al terzo KO dopo il successo contro il Matelica. Entrambe le formazioni sono reduci da 2 sconfitte consecutive. Rachini ritrova Cafiero dopo l'infortunio, ma entrerà solo a gare in corso, con Bosco dunque a far coppia con Nazzari in difesa ed il tridente formato da Banegas, Dos Santos e Mancini a far male alla Vastese. Montani dal canto suo lascia in panchina Palestini e Fiore, con Cicerello e Palumbo subito titolari. Ad inizio gara i tifosi del Francavilla consegnano una targa ricordo della promozione in Serie D a Fabio Montani, allenatore a cui la piazza giallorossa è ancora molto legata. La gara fa fatica ad accendersi e lo fa praticamente con il vantaggio della formazione di Rachini. Banegas premia la sovrapposizione di Samuel Di Renzo, che entra in area e mette in mezzo per Dos Santos. L'attaccante raccoglie e gira in porto all'1-0 dei padroni di casa. La rete ha l'effetto di svegliare una partita fino a quel momento bloccata. La Vastese reagisce, trova buone trame di gioco e ha anche alcune occasioni per pareggiare prima di rientrare negli spogliatoi. Al 29esimo Stivaletta beffa Nazzari e parte in contropiede, ma Spacca è bravo a chiudergli la linea di passaggio una volta in aria. 3 minuti dopo è ancora Vastese, con l'estremo di casa che si fa scavalcare dal pallone, ma Sciba trova solo l'esterno della rete. Al 38esimo la formazione di Montani va di nuovo vicino al pari. Sciba e Di Giacomo vanno in pressione su Bedin. Lo stesso Di Giacomo fa partire un tiro che Spacca devia in calcio d'angolo. Parte bene però il Francavilla ad inizio ripresa. Al 5° minuto il tentativo di Banegas viene deviato in calcio d'angolo, con pallone che di un soffio comunque termina fuori. 1 minuto più tardi i giallorossi però trovano il raddoppio. Mancini mette in moto Dos Santos, che con un bel diagonale basso trafigge Patania. La Vastese sembra accusare il colpo a livello psicologico, così Montani manda subito in campo Fiore e Conè. Lo stesso Conè al quarto d'ora lascia sul posto Samuel Di Renzo, entra in aria e mette in mezzo, con palla catturata da Fiore che la alza incredibilmente sulla traversa, togliendo tra l'altro anche la possibilità di calciare i compagni. Al 21esimo proteste della Vastese per un contatto in area tra Leonetti e Spacca, ma il direttore di gara lascia correre con pallone che termina fuori dopo la deviazione del capitano biancorosso. Qualche minuto dopo il Francavilla orchestra una bella azione in ripartenza con Montagnoli che arriva al tiro, trovando però Patania pronto a dirgli di no. La Vastese ci crede e riapre la contesa al 32esimo. Capelupo mette in moto Leonetti e Mataloni ed è quest'ultimo, entrato al posto di Di Giacomo, a trovare il gol sul palo più lontano. La formazione di Montani preme e nel recupero vede Spacca volare per togliere dall'angolino un calcio di punizione di Leonetti, che sbatte poi sulla traversa. La Vastese protesta in seguito per un presunto fallo di mano sullo sviluppo dell'azione con l'arbitro che lascia correre. Finisce così con la Vastese che raggiunge i tifosi presenti al Vallanzuca in contestazione e con il Francavilla che invece si avvicina alla zona playoff. Ancora Serie D, andiamo avanti, sempre sul centro a Iesi, poche emozioni, San Nicolò Notaresco sceglie la prudenza, il pari allunga la serie, rosso-blu poco incisivi, un solo tiro pericoloso di Candellori, Dalmazzi ricaccia sulla linea la migliore palla gol dei locali. Andiamo a vedere anche il titolo sul San Nicolò Notaresco, prima vediamo quello sul Francavilla che abbiamo visto poc'anzi, Dos Santos affonda la Vastese, il Francavilla si aggiudica il derby, una bella prova di carattere. Ma dunque andiamo a vedere il titolo per quanto riguarda invece il Notaresco. Per il Notaresco pari senza gol contro la Jesina, i rossoblu Teramani sono sempre terzi in solitario. Dalmazzi nega con un salvataggio sulla linea metà ripresa la rete ai padroni di casa. Andiamo a vedere il servizio. Termina in perdita la sfida tra Jesina e San Nicolò Notaresco, 1-0-0 che va stretto ai padroni di casa che hanno avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, mentre il San Nicolò Notaresco è sembra abbastanza in difficoltà su un campo decisamente allentato. I primi a vedersi sono i padroni di casa all'11esimo con Ricci, il cui tiro però è alto.
Due minuti dopo Trudo cade a terra, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Trascorrono 60 secondi e un cross di Martedì dalla destra per Barpetta che cicca il pallone proprio in area di rigore, mancando la conclusione. Al ventesimo si vede il San Nicolò Notarisco con Bonta che dal limite scocca un tiro ma para Anconetani. Al 33esimo ripartenza del Notarisco con Candellori, cerca di servire Minella senza successo. 60 secondi dopo è Iabre che stende al limite dell'area Moretti, batte la punizione Minella ma la barriera respinge. Poi ci sono le proteste per un fallo di mano. Al 37esimo tiro secco di Ricci con Monti che si distende e para in corner. Nella ripresa all'ottavo punizione dal limite di Minella che deviata dalla barriera diventa un assist per Candellori che però viene anticipata in corner. Al 20esimo imbeccata di Ricci per Cruz che tira in diagonale. La palla sta per valcare la linea bianca ma Dalmazzi con uno scatto è bravissimo a salvare un gol già fatto mandando in corner. Al 28esimo lo scatenato Ricci riceve dalle retrovie, scatta, arriva in area e tira in diagonale. Ma Monti è bravo a respingere. L'ultima emozione è proprio all'ultimo secondo, punizione a tre quarti di Villanova, cross in mezzo, i padroni di casa reclamano un fallo di mano ma là per l'arbitro è soltanto corner. Termina qui sullo 0-0 questa sfida con i giocatori della Jesina che vanno a ringraziare i propri tifosi sotto la curva. Andiamo a vedere invece la partita del Pineto. Fratangelo entra nel finale, segna e il Pineto sorride. 1-1 la squadra di Amaulo ha meritato il punto conquistato in trasferta sul terreno della San Giustese. Sul centro sempre il Pineto, buon pareggio, Fratangelo stoccata all'ultimo assalto, il Pineto rimonta, la San Giustese acciuffata dall'ex Teramo al terzo di recupero nel primo tempo. Amadio para un rigore a Cerone, partita San Giustese-Pineto finita 1-1. Il commento di Amaulo nel taglio basso è un risultato meritato. L'allenatore elogia la prova del 2001 Festa, ha fatto benissimo. Ma andiamo a vedere insieme anche questa partita. Strappa un punto che vale oro il Pineto al Villa San Filippo di Monte San Giusto. In extremis la squadra di Amaulo pareggia i conti con la San Giustese e resta alle soglie della zona playoff. Rivoluziona la squadra Daniele Amaulo che sceglie l'esperienza di Remo Amadio tra i pali, inserisce Pomante e Pietrantonio in difesa, in avanti Cruz viene preferito a Tomassini con Ciarcelluti e il 2001 Festa sulle fasce. 4-2-3-1 per mister Senigallesi che deve rinunciare in extremis a Patrizi, infortunatosi durante il riscaldamento e sostituito da Camillucci, mentre in avanti l'ex Pezzotti completa con Cerone e Argento la diga che sostiene la prima punta che dira. Le squadre danno vita ad una gara equilibrata e agonisticamente combattuta a centrocampo. La prima occasione al settimo è per Cruz che da fuori fa partire la conclusione che trova pronta la risposta di Chiodini. Immediata la reazione della San Giustese al nono, corner di Moracci, Scognamiglio a botta sicura con Amadio battuto, salva Ciarcelluti. Le due squadre si chiudono bene, difficile diventa trovare gli spazi. Al 12esimo ci prova Festa, il giovane 2001 è entrato benissimo in partita, riceve palla sulla destra, serie di finte e cross sul quale Cruz non riesce ad arrivare. La risposta dei rossoblù locali al quarto d'ora, Pezzotti di prima intenzione serve Chedira per la girata, fuori bersaglio. Continua botta e risposta tra le due formazioni al 20esimo, corner di Stefano Amadio e testa di Cruz con la sfera che termina al lato. La gara tatticamente bloccata non accenna a sbloccarsi, serve un episodio che puntualmente arriva sul finire di primo tempo. Ingenuità di Stefano Amadio che Dira gli ruba palla e va in percussione, il raddoppio di Della Quercia su di lui e il fallo ravvisato dal direttore di gara. Dal dischetto Cerone tenta il pallonetto ma Remo Amadio non si lascia incantare e blocca la sfera consentendo al Pineto di andare a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo con un sostanziale equilibrio in campo. Prima occasione al 12esimo per i locali, Stefano Amadio perde palla a centrocampo, Cerone apre per Argento il velenoso diagonale che sorvola di pochissimo il 7. Brividi per il Pineto che risponde al 19esimo con Ciarcelluti che si accentra e calcia sul primo palo ma Chiodini è attento e blocca. Un minuto più tardi Esposito dalla destra mette in mezzo per Camplone, il colpo
colpo di testa del giovane centrocampista e la sfera che termina fuori. Proprio nel momento migliore del Pineto arriva però al 34esimo il vantaggio della San Giustese. Angolo di Moracci che dira prolunga per Camillucci che dal limite insacca a fil di palo per l'1-0 rossoblu. E pensare che Camillucci non era neanche nell'11 titolare. Immediata la reazione del Pineto al 36esimo. Esposito tenta la girata ma l'uscita di Chiodini è tempestiva ad anticipare Tomassini in agguato, da poco entrato a rilevare Cruz. Quando ormai la San Giustese pregusta già il sapore della vittoria, al 49esimo i biancazzurri ospiti conquistano un prezioso calcio di punizione, sale anche Remo Amadio per l'ultimo assalto, Stefano Amadio calcia in mischia e trova la deviazione sotto misura vincente di Esposito che vale il pareggio e regala in extremis al Pineto un punto pesantissimo. Non c'è tempo per replicare, gol e triplice fischio, esplode la festa biancazzurra mentre mastica amaro la San Giustese in classifica. Le distanze per ora restano inalterate, ma il Pineto tornerà in campo già mercoledì per il recupero del big match del Giovanni Paolo II contro la vice capolista Matelica. E allora andiamo a vedere poi l'eccellenza, la 22esima giornata Super Micciche. Il Chieti allunga, la capolista vince 3-0 a Miglianico e si porta a più 3 sul San Buceto, doppietta del bomber e gol di Marfisi. Per quanto riguarda appunto l'eccellenza, poi per quanto invece riguarda la promozione, Lanciano ne fa 3 al Sant'Anna e conserva il più 8 il primo tempo e un dominio dei rossoneri che poi gestiscono bene la partita. I titoli su eccellenza e promozione anche nel Messaggero: Tristassi per il Chieti, Miglianico sconfitto, bella doppietta di Micciche, una rete di Marfisi permettono l'allungo dei neroverdi in testa alla classifica. Le altre partite: il San Buceto frena, Capistrello e Alba Adriatica si avvicinano. Poi Lanciano super il Sant'Anna, esce sconfitto 3-1, doppio Quintiliani, ma i padroni di casa non si sono arresi. Andiamo avanti, completiamo il Messaggero, poi torneremo sul centro per completare anche la lettura delle pagine di sport del centro. Sieco Corsara 3-1 a Tuscania, siamo al volley di A2, il sestetto di Lanci cede il primo set, poi recupera lucidità e domina l'avversario respingendo il tentativo di rimonta. Il basket: Sharks Sciuponi, Cagliari vince nel finale 87-77, squali in vantaggio nel primo quarto, di rullo la tripla del KO. Per la pallanuoto, Di Fulvio ne fa 5, il Pescara vince contro Palermo 11-9. Nel taglio basso troviamo il rugby, l'Aquila KO 20-13 a Catania, un punto per i neroverdi. Al Pescara il derby di Serie B, Raiola piega il Teramo 77-75. Dunque torniamo sul centro, andiamo a vedere le altre notizie. Il volley di A2 con vendetta della Sieco firmata a Max dopo la sconfitta in casa all'andata. L'impavida batte Tuscani e si tiene stretta il terzo posto. Domenica c'è Gioia del Colle per il girone blu di volley di A2. Nel taglio basso la B2 donne, Virtus Orsonia imbattuta, chiuse il girone di andata con la squadra di Darielli davanti alla Coged Teatina. Nel basket di A2, la 17esima giornata, Roseto si scioglie nel finale a Cagliari. Sharks aggressivi e determinati per buona parte di gara, ma poi si smarriscono bene Rodriguez in ombra e Bua. Il commento da Arcangeli: non potevamo fare di più, il coach alza le mani, bene in avvio, poi però abbiamo finito le energie e perso la lucidità. Nella pagina successiva le abruzzesi di B, l'Amatori si prende il derby, ma Teramo è d'applausi, le assenze di Micevic e Fasciocco condizionano il gioco dei pescaresi, la Adriatica Press è protagonista di un recupero graduale e alla fine paga una palla persa su rimessa. Il Campli si arrende al Fabriano, in evidenza anche l'ex Roseto Brian, partita finita 90-70. E poi il Chieti non si ferma più, si piega anche l'Ancona, Porto Sant'Elpidio il sesto successo nelle ultime 7 gare, domenica il derby al Pala Elettra, partita finita 75-86. Giulianova si inceppa e trova accorato il secondo stop di fila, non basta la grande prova di Capitan Ricci, 31 punti, Lemitoglu paga la mancanza di rotazioni sotto canestro, partita finita 77-72.
Per quanto riguarda la Serie C Gold, Lanciano ok in rimonte, acciuffa la capolista, cade in casa il Magic. In Serie D la Robul centra il colpaccio all'Aquila. Pagina successiva con l'Atletica, la corsa campestre, Sabatini prima in scioltezza, Dugna si impone sui 10 km. A Lanciano prima prova dei campionati di società valida per le finali nazionali, il Vastese Scarlato della Terno Pescara è secondo, seguito da Giovannangelo. Completiamo con il basket di C-Silver, Vasto non si ferma, batte anche il Mosciano e poi... nel taglio basso il calcio a 5 donne, Montesilvano rallenta, in Serie A maschile stop di 2 settimane, prendono fiato Acqua e Sapone e Color Max. Abbiamo concluso così la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento con Mattino 6 è per domani alle ore 8, oggi invece la nostra informazione con il TG6 come sempre alle 14, alle 19 e alle 23 e questa sera l'appuntamento con replay per approfondire insieme ad Enrico Rocchi e i suoi ospiti la partita giocata dal Pescara e andare a guardare poi anche il mercato. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.